Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video in macchina perché l'altro mi era piaciuto tanto e quindi addirittura alcuni di voi mi hanno detto facciamo la rubrica in macchina, ci piace sta cosa, dai, mi fate pure compagnia, insomma, perché in macchina mi annoio, penso chiunque, a parte sentire la radio non è nulla da fare. Poi mi avete fatto tanti complimenti sul mio look, il mio look nerd, così senza trucco, con gli occhiali. Adesso gli occhiali l'ho dimenticato, quindi non c'ho neanche gli occhiali, quindi sto proprio super natural e c'ho la treccia. Questo praticamente è uno dei miei look più frequenti che faccio sempre quando tipo sto scazzata, insomma mi scoccio. Dopo devo andare in palestra, adesso sto andando a prendere Max e dobbiamo andare a fare una soddisfazione e poi devo andare in palestra, quindi sto già vestita per la palestra, c'ho la treccia, infatti mi piace stare così semplice e comoda. E quindi vi ringrazio tantissimo, siete state troppo troppo carine, bella solidarietà a dirvi che stavo bene in quel video, naturale, senza trucco. Quindi adesso poi sono ancora più coraggiosa perché praticamente adesso è sera, quindi non avevo pensato a questa cosa, anche ho detto ah sì, allora facciamo così, mentre che vado registro il video. Poi mi sono messa in pacca e ho detto oddio, praticamente è buio, quindi ho acceso la luce, adesso non so cosa succederà, però senza, se non accendo la luce non si vede nulla, quindi vabbè. E quindi è sera e volevo parlare un pochino di aggiornamenti, insomma, sulla mia situazione di vita personale, cioè praticamente che vi avevo detto che stavo andando a vivere da sola e infatti alcune persone mi hanno detto sotto al video ah ma vai a vivere da sola, perché vai a vivere da sola, vai a vivere col tuo fidanzato. Giustamente io diciamo che intendevo dire vado a vivere da sola, cioè nel senso vado a vivere da sola con lui, cioè vado a vivere da sola, me ne vado dalla mia casa, insomma, dove sto con i miei genitori. Quindi ovviamente la cintura ce l'ho, ve lo dico, perché ovviamente alcuni di voi si preoccupano. Vi stavo dicendo, andiamo a vivere assieme finalmente. E diciamo che non è stato facile trovare la casa, finalmente l'abbiamo trovata. Comunque sto coso dei cinesi, ve lo dico, secondo me già si è rotto, perché praticamente mentre che parlo se ne scende e inquadra praticamente i miei piedi un altro po', quindi vabbè. Quindi ve lo dico sta cosa, andiamo a vivere assieme, abbiamo trovato la casa, finalmente. Non è stato semplice perché ovviamente comunque abbiamo delle particolari esigenze, prima di tutto non possiamo, insomma, spendere tanto, quindi cercavamo una cosa abbastanza fattibile, economica. E poi la cosa importante per me è la connessione, perché comunque devo avere una bella connessione, perché comunque ci lavoro con internet, video eccetera. Infatti ho detto prima dell'acqua, del gas, la luce, la corrente, ma porta niente, connessione, cioè praticamente io entro nella casa, la prima cosa che avevo sarà la connessione, e mangeremo però al lume di candela, che è romantico, però no, che poi serve la corrente, giustamente, quindi la corrente ci serve, però senza gas va bene. E quindi niente ragazzi, abbiamo trovato finalmente la casa, sono troppo troppo contenta veramente. E infatti ho intenzione di girarvi qualche video per farvi vedere insomma come sistemare la casa. Più che altro mi faceva piacere se mi date qualche consiglio, perché io, come avete potuto capire, insomma penso sia capito, ho dei gusti un po' merda, sì esatto, e quindi già prima di tutto andrò tipo da Ikea, questi qua Mondo Convenienza, questi super economici, a comprarmi i mobili. E per risparmiare ovviamente andrò là e mi porterò mia sorella, ho detto devi venire assolutamente, che lei sapete che comunque ha gusti più belli, raffinati, lei piace proprio sistemare, capire, insomma abbinare le cose, cosa io che io non so proprio fare, cioè io già, cioè se io tipo faccio una cucina io, no, a criterio mio, io sono sicura che io metterei tipo il frigorifero fucsia, il banco di lavoro giallo, l'anta del coso verde, quello, cioè verrebbe tipo la cosa di Arlecchino. Infatti già mia sorella mi ha detto guarda, tu devi prendere una cucina, ogni tanto tolgo le mani, però vedetevi quanto sto andando tipo a 25 all'ora perché c'è traffico, infatti sto in coda, quindi non vi preoccupate, ve l'ho detto già che io in macchina sono molto molto cauta, cioè vado piano, non corro, e quindi sono tipo nonnina, metto là, sapete, tipo i vecchiettini e tutti quanti bussano dietro. Io le multe è che vado troppo piano praticamente, vabbè. Comunque vi dicevo, e lei mi ha detto devi fare questa cucina,
la facciamo tipo moderna, che mi vuole dare consigli, però magari mettiamo qualcosa di colorato. Io vai, e vai colorato. E tu, e che ne dici allora? Possiamo metterlo? Ci sta fucsia, vogliamo metterlo fucsia. E tu mi hai detto, tu sei scema. Cioè, colorato che significa? Cioè, il legno, tipo per esempio, la fai con il legno un po' colorato, ma sempre tipo beige, marrone. E tu, no, che colorato è? Voglio i colori, vabbè. Comunque, io mi affiderò un poco a lei, quindi andremo e casomai vi porteremo con noi a scegliere le cose. Voi magari mi darete un po' di consigli. So che mi chiederete: ah, facci vedere la casa, però insomma all'inizio è un po' prematuro perché considerate che c'è, cioè, la casa adesso è vuota, quindi la dobbiamo riempire e dobbiamo anche fare pian piano perché non è che possiamo all'improvviso spendere chissà quanti soldi. Quindi pian piano, tipo, arrederemo prima una stanza, poi un'altra. E prima le cose essenziali, quindi la camera da letto, la cucina, le cose più essenziali. E per me è essenziale il mio studio, perché avrò uno studio, cioè praticamente la stanza in cui avrò il computer e monterò i video e farò i miei video e le mie cose. Quella per me è la stanza fondamentale, insomma, più essenziale di tutte. E quindi però sono troppo troppo carina e ve la farò vedere. È una piccola villetta molto molto carina, molto spaziosa, quindi per fare tutte le nostre cose, perché comunque ci serve abbastanza spazio. Poi vi farò vedere piano piano, ovviamente, perché all'inizio boh, è vuota. Se la volete vedere vuota, ve la faccio vedere. Comunque adesso inizierà il trasferimento, mamma mia, cioè il trasloco, il trasferimento, vabbè, stessa cosa. E insomma, non ce la faccio. Cioè, pensate che io, tipo, se devo andare fuori e mi devo fare una valigia, io ho proprio una botta in fronte. Io preferisco 10.000 volte svuotarla la valigia, non so voi, ma non farla, perché una cosa che odio è quella sensazione sempre di dimenticarmi qualcosa. Oddio, ragazze, come la odio quella sensazione, cioè di non portarmi tutto, di dimenticarmi qualcosa, non, le cose non c'entrano. Quindi penso che farò parecchi viaggi, insomma, per portarmi tutte le cose. Sarà brutto perché all'inizio dovrò fare avanti e indietro, poi mi devo ambientare, soprattutto mi devo ambientare a vivere senza mia sorella, che sarà, e senza i miei cani, che sarà la cosa più traumatica di tutte. Vabbè, comunque io ovviamente sarò sempre con loro, nel senso che comunque non vado a vivere tanto lontano e quindi ho la possibilità di vederli spessissimo, perché sennò veramente come si fa? Potrei morire. Quindi riguardo alle polemiche, vi volevo dire sta cosa: prima di tutto sono contentissima che l'ultimo video l'avete apprezzato tanto, avete capito insomma il motivo, cioè parlare anche delle polemiche, cosa, non è per rispondere alle persone che fanno le polemiche, perché diciamoci la verità, ma chi se le, insomma, chi se le, chi le calcola, insomma, nessuno. Però è per discutere in un argomento e trarre una motivazione, un qualcosa di positivo, una morale, qualcosa che ci può servire a capire, insomma, come non dobbiamo comportarci e come invece dobbiamo comportarci. E l'ultima che c'è stata, tipo di polemica, è stata che sotto al video che ho fatto con mia sorella, quello che abbiamo fatto per il secondo canale, abbiamo fatto praticamente questi dolcetti troppo troppo carini, molto molto buoni per Halloween. E praticamente io avevo a fianco, ma succede spesso sta cosa, cioè che io ho a fianco il cellulare e mentre faccio la ricetta guardo il cellulare, e ci sono state delle persone molto furbe, molto intelligenti, veramente dei geni proprio, ragazze, che hanno scritto proprio nei commenti, hanno scritto: ah, ma tu sei il disagio perché tu guardi mentre che fa la ricetta del video, stai copiando la ricetta, la guardi sul cellulare perché la stai copiando da qualche altro sito. Cioè, ho pensato tra me e mi ho detto: ma seppure fosse stata una cosa del genere, io secondo te ero così fessa che mi facevo sgamare, cioè col telefonino così alla luce del giorno nel video a farlo vedere? No, allora, semplicemente il cellulare, cioè perché guardo sempre il cellulare e questo succede spesso, per il semplice fatto che uso il cellulare tipo telecomando, cioè sul cellulare, infatti alcune persone se ne sono accorte, compare l'immagine che io sto trasmettendo nella videocamera, e ho un'app proprio della videocamera che ho io, che della Panasonic, quindi sull'iPhone io vedo
vedo l'immagine che mi sto riflettendo, quindi vedo, controllo se sto a fuoco, e quindi guardo sempre là, controllo se la posizione sta centrale, quindi vabbè, mi hanno detto sta cosa. E poi guardavo là perché io c'avevo il cellulare e poi c'avevo anche il, non so se si vedeva, il mio quaderno delle ricette, perché io comunque le ricette ne faccio tantissime, ne creo, tra ricette di cosmetici e ricette di cucina ne creo tantissime proprio al giorno, quindi ovviamente non me le ricorderei mai a memoria, e a parte tipo per esempio ci sono cose, vabbè, cose che mangi spesso che ovviamente non vai a controllare la ricetta, oppure tipo anche dolci, tipo per esempio i pancake che anche vi feci la ricetta, quelli là io non la guardo più la ricetta, la faccio a occhio perché ormai so le quantità a memoria, talmente che la faccio spesso. Però in generale tutte le ricette, ma penso da che mondo è mondo, pure mia mamma c'aveva il suo quaderno delle ricette, si segnano perché, e poi le leggi perché non te le puoi ricordare a memoria, quindi vabbè. Quindi questa persona è stata molto intelligente, devo dire la verità, queste critiche proprio intelligenti ti fanno proprio cadere le braccia giù a terra. E niente ragazze, io quindi sono arrivata a destinazione e vi volevo fare solo questo video per aggiornarvi, e vi volevo chiedere proprio questa cosa, se vi poteva fare piacere, vi potesse fare piacere, o sbaglio sempre tutti i verbi, sono una frana, questi video in cui vi tengo al corrente un po' sempre vlog nella mia vita, nella mia nuova casa, quindi se vi faceva piacere questa cosa nella mia nuova vita di coppia, cazzo. Ti paccheri, no vabbè sto scherzando, però più che altro anche per capire come, dato che siamo donne, io ho questo tesoro prezioso di avere centinaia di donne, centinaia di migliaia di donne che mi seguono, e allora voglio approfittare un po' di voi per chiedere un po' dei consigli, perché so che sicuramente siete bravissime ad arredare, a fare, mi piace tanto vedere le case arredate, le stanze arredate, però non lo so fare, sono proprio negata, e quindi niente, mi fa piacere se mi aiutate in questa cosa, mi date dei consigli, e poi anche proprio per farvi vedere tipo per esempio come sistemo la mia stanza dei cosmetici, il mio studio, quindi tutte le cosine carine, come arredarla eccetera, insomma ovviamente sempre intersecata agli altri video, quindi non è che poi inizierò a fare solo questi video qua, diciamo uno ogni tanto, giusto così, se vi può fare piacere qualche video del genere ve lo faccio, vi porto con noi nella nuova casa, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, voi mi raccomando nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questi video, e chiedetemi nei commenti qualche richiesta per questi video tipo in macchina, questi video vlog, cosa volete che io parlassi, cioè un argomento, se voi mi dite parla di sta cosa, oppure non lo so, anche se mi volete fare una critica, mi volete chiedere delle cose per avere dei chiarimenti, oddio si sta accappottando il coso dei cinesi, volete dire dei chiarimenti, delle cose, oppure un argomento tipo non so, di donne, quello che volete voi, di vita, io parliamo, insomma discutiamo, e così a me piace tanto di parlare in macchina come se parlassi con un'amica, no? Mi sono arrivata addirittura delle mail dove mi hanno detto ho visto il tuo video in macchina, è stato troppo bello, sembrava di parlare con un'amica, quindi mi ha fatto troppo troppo piacere questa cosa, sono contentissima, e quindi finché sto coso regge dei cinesi, che veramente penso che dovrò comprare uno migliore, io vi mando un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo video, e vi mando tutti i baci, ciao.